Dante cercava ancora Beatrice nei luoghi familiari della giovinezza. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta, ch'ogni lingua divien tremando muta. Il famoso sonetto rappresenta il culmine della vicenda amorosa narrata, o per meglio dire, evocata nella Vita Nova, la prima opera organica di Dante. I testi poetici qui raccolti risalgono in buona parte agli anni giovanili e sono inseriti in un racconto in prosa che funge da contesto narrativo, ricostruisce cioè la storia dell'incontro e dell'amore tra Dante e Beatrice e da commento. Le parti in prosa sono state composte dopo la morte di Beatrice, avvenuta nel 1290. Per l'alternarsi di prosa e poesia, l'opera è un prosimetro. Nei 42 capitoli che la compongono, viene raccontata la vicenda più importante della giovinezza di Dante: l'incontro con Beatrice, l'innamoramento e il corteggiamento che si conclude in maniera tragica con la morte improvvisa dell'amata. In una certa misura, quindi, si può dire che l'opera è una sorta di autobiografia della giovinezza di Dante. La Vita Nova del titolo allude proprio a questo, alla giovinezza, ma anche e soprattutto alla vita che è iniziata dopo il primo incontro con Beatrice al suo nono anno di età, una vita spiritualmente rinnovata, illuminata dalla presenza di lei. Tuttavia,